Il debutto televisivo di un nuovo cantautore, Sandro Giacobbe. Facciamo un applauso anche a lui perché è bravo e se lo merita. Signora mia, sapessi quante volte ti ho sognata e nei miei sogni ti vedevo addormentata. Di dare il benvenuto a Sandro Giacobbe. Ciao Roberta. Bentornato Sandro. Grazie. Allora, tu hai cantato per tutta la vita l'amore, ma che cos'è per te l'amore? Tra l'altro tu prima mi hai dato una notizia che dopo svelerò. Beh, intanto io non avrei mai potuto vivere senza l'amore, perché l'amore ti riempie di tutto quello che fai, tutte le cose nascono per l'amore, nascono con l'amore. Hai l'amore per fare tutto quello che ti serve e quindi, insomma, ecco, non avrei mai potuto scrivere le mie canzoni senza l'amore. Ma è un po' cambiato il modo di amare rispetto a quando tu eri ragazzo negli anni 70 ad oggi, perché tu stai per fare un grande passo. Non è cambiato, almeno per me no. Lo posso dire che a ottobre ti ma sposi? Tu hai mandato dei detective sicuramente a scoprirlo. Beh, auguri, naturalmente grazie, siamo contenti per te. Abbiamo deciso, abbiamo preso questa decisione dopo un po' di riflessione che è durata 13 anni, però finalmente l'8 ottobre ci sposeremo io e Marina. Ecco, tu e Marina, che è la tua compagna, nonché futura moglie, ma tu nelle tue canzoni hai sempre raccontato di amori per donne più grandi di te. Vediamo questa clip e poi mi racconti se era qualcosa di autobiografico oppure... Ah no, scusami, non è una clip, me le canti qua dal vivo. Ah, ecco, scusate, sì, un sì, attimo di confusione, questa notizia del matrimonio mi ha emozionata. No. Me la canti dal vivo preparato. E poi mi racconti se sono due autobiografiche oppure no. Va bene. A perfetto. Te, Sandro. Signora mia, non riuscirei a dormire se lei mi mandasse via. Lo so che non è l'ora, ma io devo dirle che, signora mia, sapessi quante volte ti ho sognata e nei miei sogni ti vedevo addormentata. Di notte io guardavo nella tua finestra chiusa, immaginavo tutto, non domandarmi cosa. Quando l'ho avuta di fronte, che scherzo m'han fatto gli occhi miei. Credevo che fossi tu ed era lei. Poi mi sembrò naturale guardarla così come guardo te, perché sei uscita, perché m'hanno fatto di un tramonto dove ci si può specchiare. I tuoi passi all'improvviso è un tuffo al cuore immenso. Se ci penso, se ci penso.
Grazie. Allora, Sandro, torna qui perché queste canzoni raccontano un amore per donne più grandi. Sì, sono È una cosa autobiografica, cioè quando eri ragazzo ti piacevano le donne più grandi? Ma non lo so, forse probabilmente era anche il momento, no? C'erano determinati film, era forse quello che vivevamo, Malizia ad esempio, se ti ricordi, certo, con Laura Antonelli. Sì, come no, certo. Ecco, e allora il sogno un po' di noi ragazzi era quello di conoscere una persona più grande, forse perché non c'era tutta questa libertà anche sessuale, anche così di coinvolgimento nei sentimenti, nei rapporti. Quindi forse una donna più grande dava un pochino più di sicurezza, ti aiutava a diventare più grande. Ecco, però poi la vita invece ti ha portato Marina, che è un po' più giovane di te, con la quale convolerai a nozze molto presto e con la quale hai creato un progetto. Tra pochissimo ascolteremo il brano. Mi racconti un po' com'è nata questa canzone? Ma guarda, era un po' la storia di noi due, perché in effetti eravamo in studio, ci raccontavamo. Praticamente mi sono messo lì e in musica le dicevo le cose che solitamente ci dicevamo e giocavamo a raccontarci un po' così le nostre cose, e da lì è venuta fuori questa canzone Ali per volare, che poi racconta quello che effettivamente siamo: lei più giovane di me, io più grande di lei, la paura inizialmente di metterci insieme, di stare insieme, perché adesso sono già 13 anni, ma inizialmente io ero già maturo, diciamo così, e lei più giovane di me. Però, insomma, è andata bene. Benissimo. Adesso. Di nuovo a te il palco di Estate in Diretta e poi ci salutiamo. Vai, Sandro. Grazie.